Il proiettore Alpha 07 della Silma è una bellissima macchina fatta davvero molto molto bene, perché ha la classica ruota per avanzamento pellicola, caricamento per pellicola in silenzio e possibilità di visionare il film anche in retromarcia, ingresso audio per registrare e volume di registrazione automatico per la traccia, quindi non c'è bisogno quando si registra di star lì a dimenarsi e capire se sta venendo in distorsione o meno. La regolazione della velocità, cosa molto importante, tra 18 e 24 avviene elettronicamente e non tramite uno spostamento della cinghia come nei modelli precedenti, che avevano problema della cinghia che rimaneva incastrata a metà corsa, non facendo più camminare il proiettore in nessun modo. Questo proiettore è praticamente pari al nuovo, c'è stato un po' di polvere su, ma è davvero tenuto in maniera molto molto ottima, considerando ovviamente l'età che si ha, e anche la meccanica è più che perfetta. Andiamo subito a caricare il film al suo interno e vediamo che prende la pellicola praticamente in maniera del tutto istantanea. Questa pellicola bianco e nero si sta praticamente recuperando. Andandola a inserire all'interno della sua boccola. Nel lato bobina e possiamo far partire il nostro film con l'audio. Beh, è praticamente perfetto e privo di qualsiasi tipo di sfarfallio. Allora, il nome di questa tomba? Mi avvicino per farvi vedere l'audio, il video, che è privo di qualsiasi vibrazione. Siamo a circa 6-7 metri di distanza, con un'immagine di circa 2 metri per 2, anche qualcosina in più. Il proiettore si trova a questa distanza e questa è l'immagine proiettata. L'audio è perfetto. Così come anche la retromarcia e il riavvolgimento della pellicola.